Uomini e profeti con Felice Cimatti. Buongiorno, buongiorno, ben arrivati a Uomini e Profeti, sabato 15 giugno 2019, sono le 9:32 minuti e 11 secondi e cominciamo questa puntata che ha un titolo impegnativo, ma siamo per parlare di un libro e anche con delle figure impegnative. Il titolo che vi proponiamo per questa puntata di Uomini e Profeti è In che cosa possiamo ancora credere, lì tutta la faccenda intorno a quell'avverbio, ma intanto salutiamo la squadra di Uomini e Profeti. Il programma è a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera, in redazione Benedetta Caldaruro e Elisabetta Parisi, la consulente musicale è Cristiana Munzi, la regia è di Benedetta Caldarullo, alla console in questo momento c'è Marco Cristilli. Allora, primo ospite che è qui con noi, l'altro in collegamento telefonico, Marco Guzzi. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Un poeta, un filosofo, una figura piena di aspetti. Siamo qui con lui però per parlare in particolare di questo libro, credo che sia l'ultimo libro che ha pubblicato con le edizioni Paoline, Alla ricerca del continente della gioia, la rivoluzione del XXI secolo, appunto Marco Guzzi. Poi l'altro ospite che è in collegamento con noi, forse un'altra prospettiva di intendere il tema di se c'è qualcosa ancora in cui possiamo credere, un filosofo che si chiama Mauro Bonazzi, che salutiamo. Buongiorno. Salve a tutti. Buongiorno, salve a tutti. Grazie per essere con noi. Ricordiamo un libro che ci è molto servito per preparare questa puntata e che fornisce delle indicazioni che vanno in un'altra direzione, Piccola filosofia per tempi agitati, qui invece decisivo è questo aggettivo, Piccola filosofia per tempi agitati, pubblicato dalle edizioni Ponte alle Grazie. Mauro Bonazzi insegna storia della filosofia antica e medievale all'Università di Utrecht. Guzzi, però partiamo con lei, la rivoluzione con la R maiuscola del XXI secolo. Vediamo le rivoluzioni del secolo scorso, che all'inizio sono tutte partite con una bella R maiuscola e non hanno fatto una bella fine ancora, però rimettere in campo la parola rivoluzione è molto sfidante, come si dice, no? Che cosa dobbiamo aspettarci da questo XXI secolo? Ma io credo che il concetto di rivoluzione connoti non solo il XX secolo ma tutta la modernità. Schlegel diceva che la rivoluzione in un certo senso è la temporalità del moderno. La modernità, direi, dalla rivoluzione copernicana in poi è una sequenza ininterrotta di rivoluzioni scientifiche, cosmologiche, politiche, epistemologiche, artistiche, sessuali, del costume, eccetera, eccetera. È vero, diciamo, nel XX, ma anche nel XIX secolo noi abbiamo conosciuto, direi, l'espressione violenta, drammatica della rivoluzione, e quindi quando parliamo di rivoluzione ci viene subito in mente la rivoluzione francese, il terrore, la rivoluzione d'ottobre, le armi, il sangue. Ecco, io credo che la rivoluzione del XXI secolo recuperi il concetto di rivoluzione della modernità, cioè la speranza di un grande cambiamento, non di un piccolo, ma di un grande cambiamento antropologico, e oggi sappiamo quanto è vero questo aggettivo, ma declini questa pratica rivoluzionaria in un modo del tutto inedito, radicalmente non violento, ma radicalmente radicale. Radicalmente radicale. Allora, cominciamo subito, no, questo dialogo. Bonazzi, per un filosofo, diciamo, per un greco dell'età classica, l'idea di una rivoluzione radicale, di una radicale radicalità, come poco fa stava dicendo Guzzi, era un concetto pensabile? Si ritroverebbe in un tempo in cui si sogna ancora, appunto, l'idea di un cambiamento così, così globale della nostra esistenza, oppure aveva una visione diversa della storia dell'esistenza umana? Guzzi. Guzzi, scusi, Bonazzi. Ecco, appunto. Scusi. No, beh, effettivamente direi che la prospettiva degli antichi è leggermente diversa dalla nostra. Concordo anch'io sul fatto che quello di rivoluzione è un concetto più ampio e non va limitato soltanto alla rivoluzione politica a cui normalmente si pensa, ma è appunto qualcosa che riguarda anche la conoscenza, l'uomo e tutto quello che si diceva adesso. La prospettiva degli antichi è diversa perché rivoluzione in fondo vuol dire un movimento che ritorna su se stesso, un movimento ciclico. È interessante anche vedere come la parola si è cambiata, abbia assunto un senso nel corso dei secoli. I greci sarebbero stati più propensi a pensare alla rivoluzione appunto nei termini di un movimento ciclico che torna su se stesso, in cui appunto le cose poi non cambiano veramente, ma bisogna imparare piuttosto ad adattare noi stessi al mondo che segue le sue logiche, le sue leggi, e quindi
che in qualche modo non siamo noi a doverlo cambiare, ma siamo piuttosto noi a doverci adattare, che penso sia anche questa una prospettiva interessante, soprattutto in giorni di fronte alle sfide che ci si propongono in questi ultimi periodi. Cioè, nonostante, ancora con lei, Bonazzi, no, possiamo dire che è come se ci fossero da subito due prospettive. Il mondo è quello che è e stiamoci bene al mondo, ci adattiamo al mondo, lo rendiamo adatto alle nostre esigenze, però forse non abbiamo troppo l'aspettativa di poterlo cambiare, e in fondo, almeno nel senso in cui poi il senso che ha acquisito il concetto di rivoluzione, la grande idea, questa forse sia un'idea che ha a che fare con la religione, che possiamo imprimere un cambiamento radicale al nostro ambiente. Allora, no, mi sembrava, ascoltando le sue parole... Sì, sono due prospettive che sono già attive nel mondo antico, perché da un lato appunto c'è quella, diciamo, che troviamo espressa in tanta poesia, da Omero in poi, che è quella che ci insegna appunto, che in cui il messaggio è quello che bisogna imparare ad adattarsi a un mondo che non è stato fatto per noi e che non è, quindi che presenta delle sfide difficili. Quello, c'è un verso bellissimo di un poeta archilico che dice: devi imparare a riconoscere il ritmo del mondo per iniziare a farne parte. Quindi non puoi cambiarlo, ma sei tu che devi imparare a riconoscere la bellezza e la grandezza di questo spettacolo. Dall'altra parte, invece, con la democrazia ateniese, con Pericle, con la politica democratica, si fa strada l'idea che invece noi possiamo costruire un mondo umano in opposizione, in contrapposizione, sfidando le leggi della natura, cercando di dare un valore diverso al nostro mondo umano, alla vita umana. Sono due, diciamo, due tendenze che poi si ritroveranno anche in altri momenti storici, ma che in Grecia sono ben definite. Guzzi, delle due alternative, no? Quella che da subito abbiamo tracciato, queste due possibilità, in fondo, se ho capito il suo libro, lei non dice radicalmente un modo di... Perché se veramente uno lo prende alla lettera l'idea di rivoluzione e assegna un ruolo così importante all'essere umano, beh, quello a cui stiamo assistendo, no? Questo concetto che un po' si ripete, si sente ripetere in questi anni, il concetto di antropocene, dice: gli umani sono talmente invadenti che hanno cambiato addirittura il corso geologico del pianeta Terra. Non credo che voglia andare in quella direzione la sua rivoluzione. Dunque, appunto, diciamo che dopo il mondo greco è accaduto un evento che si chiama incarnazione, quindi è iniziata quell'epoca cristiana in cui ancora siamo nel 2019 dopo Cristo, e questo evento ha dato all'uomo, a prescindere dalla fede, comunque come cultura, la speranza di poter cambiare radicalmente il mondo. Cioè, è venuto un uomo al quale abbiamo dato credito, che dice: io non sono di questo mondo. Io non sono di questo mondo e voi non siete di questo mondo, e questo mondo non è quello che ha creato Dio, quindi non è quel sistema perfetto che pensavano i greci. I cristiani non pensano affatto che questo mondo sia il mondo perfetto creato da Dio, ma pensano che questo mondo sia distorto e che quindi vada cambiato, e che a cambiarlo possa essere soltanto l'uomo, ma non l'uomo in se stesso come ente di natura, ma l'uomo rigenerato dallo spirito divino che gli viene consegnato come nuova luce attraverso la fede. Questa idea ha dominato l'intera modernità fino a ieri. Cioè, la modernità occidentale. Occidentale, ovviamente, fino a ieri. Ma noi sappiamo bene che poi l'Occidente si planetarizza, cioè è Occidente anche la Cina comunista, anche il marxismo cinese prende da quest'idea messianica, marxista, l'idea di cambiare il mondo e di cambiarlo radicalmente. Quindi non è soltanto l'Occidente euro-americano, è l'Occidente che diventa pianeta. Ora, questa speranza dirompente e ambiguissima, che ha prodotto catastrofi, sia ben chiaro, c'ha un'ombra grande come Hyde del dottor Jekyll, però questa speranza che ci dà energia, ha creato l'energia creativa, scientifica, politica, culturale dell'Occidente ebraico-cristiano, si trova in una fase, secondo me, di pausa pranzo, io la chiamo così, da un 30-40 anni, non da tanto. Sperando che ci sia poi una cena. Ma c'è sicuro, non c'è dubbio, perché queste energie che chiamiamo cristiane, occidentali, come ci hanno spiegato pensatori anche laici come Habermas, non le fermi, cioè la speranza, il fuoco di cambiare questo mondo, che tra l'altro sta diventando insostenibile, esploderà, è solo questione di tempo, se non altro per le contraddizioni che stiamo vivendo. Cioè, il mondo in cui noi ci troviamo è insostenibile, sta andando a sbattere, cioè ce lo dicono gli ecologi, ce lo dicono gli ambientalisti, ma ce lo dicono gli psicologi.
cioè la nostra vita sta diventando insostenibile, le persone stanno a pezzi. Noi nei nostri gruppi raccogliamo centinaia di persone in questo modo che vivono una crisi di identità terminale. Quindi il bisogno di cambiare questo mondo è una questione di sopravvivenza ormai, non è soltanto una questione filosofica e nemmeno solo religiosa. No, possiamo dire proprio semplicemente, no, anche quasi energetica. Ma esatto. Allora, Bonazzi, invece veniamo a quell'aggettivo su cui prima richiamavo l'attenzione del suo libro, piccola filosofia per tempi agitati. Che i tempi siano agitati l'abbiamo capito, credo che siamo sostanzialmente d'accordo, però la direzione che lei propone appunto è tutta intorno a quel piccola. Non credo di esagerare dicendo che lei invece propone un modo di intendere la filosofia, come possiamo definirlo, appunto come una forma di saggezza, come una forma di adattamento flessibile e intelligente, forse senza questa aspirazione a un cambiamento radicale. Bonazzi. Allora, piccola, diciamo, faceva riferimento ad alcuni dibattiti che si sono scatenati in questi ultimi tempi, soprattutto in Italia, sul ruolo, diciamo, dell'intellettuale, del filosofo nella società. E secondo me quello che la filosofia può dare, quello che rende la filosofia interessante, non è tanto, diciamo, la funzione propositiva e gli insegnamenti che può impartire, quanto piuttosto aiutare a pensare, a riflettere, a vedere i problemi dove magari la gente neanche si accorge che ci sono problemi. Quindi piccola voleva dire questo, voleva dire che non pretendevo di dire niente, come dire, di insegnare niente o di imporre niente, ma aiutare semplicemente a vedere una situazione o una realtà che è molto più articolata e complessa di quanto non siamo abituati a pensare. Questo è un problema tipico, è il problema di Socrate, no? Certo. Normalmente noi crediamo di avere... Normalmente uno pensa che tutto sia più o meno chiaro, invece il compito del filosofo, il tafano che sveglia i dormienti, è quello di far vedere che le cose non sono come sembrano, sono più complicate. Questo era il compito, quindi non cercare di entrare nelle polemiche, ce ne sono tante, alcune anche molto importanti, prendendo posizione, ma invece cercando di stare fuori, aiutando a vedere, come dire, capire meglio quali siano le posizioni in campo. Questo è l'obiettivo. E poi effettivamente c'è anche il tema appunto della rivoluzione, dei cambiamenti. Anche questo però, diciamo, in cosa credere? Facendo in questo modo, diciamo, questa idea della filosofia è un'idea in cui si crede e si ha fiducia nella ragione delle persone, nel fatto che provando a calmare gli animi, provando a stimolare la discussione senza subito prendere posizione, senza subito pretendere che la gente si schieri contro di te, questo possa favorire una riflessione e quindi, come dire, contribuire a cambiare in parte le cose, perché appunto poi è importante, cioè, come dire, l'ha citato, era anche l'altro aggettivo importante del libro, certo. Potevo dire anche accelerato. Noi viviamo in una società che va molto veloce, questo è un fatto, è veramente nuovo, cioè l'accelerazione a cui noi siamo sottoposti, e molto spesso l'accelerazione vuol dire che, come quando uno va in una macchina che sta andando veloce e si schiaccia sul sedile e l'unico obiettivo è quello di non andare a sbattere, quindi non riesce più a pensare la direzione che vuole prendere. L'obiettivo è quello di rallentare per provare a pensare e vedere appunto che non siamo condannati ad andare in una direzione, ma che possiamo scegliere, pensare, provare a vedere se ci sono cose che ci vanno bene e cose che no. Come diceva prima, ci sono tante cose che in questo momento non vanno bene e che quindi è necessario provare a cambiare. Senta, dietro c'è anche, Bonazzi, in fondo una qualche fiducia nella capacità appunto degli esseri umani di intrattenere pensieri non frettolosi, non immediati. In fondo c'è una, possiamo dire, un'antropologia tutto sommato ottimistica. Gli esseri umani sarebbero in linea di principio capaci. Se arriva uno come Socrate, forse lo stanno a sentire, forse. Sì, diciamo che l'hanno ucciso. Infatti, ricordavamo quello. C'è una bella frase di Sciascia che ho voluto citare in uno dei saggi che compongono il libro, e credo nella ragione, non posso fare diversamente, come dire, io posso, avendo questo interesse per la filosofia, posso solo credere nel fatto che se si prova a discutere, se si trova il modo per dialogare, che è qualcosa di complicato e di difficile, non è che bisogna liberarsi di quest'idea ingenua per cui ci si mette lì, si parla, si è tutti d'accordo, si è tutti amici. Il dialogo vuol dire confronto, vuol dire ascoltare persone che la pensano diversamente, vuol dire arrabbiarsi, vuol dire tante cose, è faticoso. Però, come dire, qual è l'alternativa? L'alternativa non ne vedo, quindi senza illudersi, forse ottimismo è un po' troppo, però senza illudersi che vada tutto bene, riconoscendo il fatto che noi siamo esseri complicati, contorti, in cui molto meno razionali magari di quello che pensiamo di essere, però siamo anche razionali e la filosofia è lì che gioca le sue carte. Qualcosa case. Può fare. Poi qualche cosa ha fatto, tra l'altro, perché poi no, uno avrebbe anche in questi tempi di lamenti continui.
molti dei quali legittimi. Uno dovrebbe anche rendersi conto che viviamo in un mondo che sta comunque da molti punti di vista migliorando. Ah no, qui sfonda una porta aperta, Bonanzi. Ma non lo dimentica. Se uno va a vedere l'età media di soltanto sì, 40 anni fa, ma non lasciamo stare, ma è diventato un po' una moda. Poi uno le perde queste cose. Lamentarsi è parola d'ordine di questo tempo. Ma ha sottolineato un punto importante, Bonanzi, ora giriamo subito a Guzzi, che era una domanda che avevo preparato. Bonazzi ha insistito sull'aspetto, no? Razionalità vuol dire anche scontro, no? Se prendiamo, vuol dire anche conflitto. Rivoluzione vuol dire qualcuno che non vuole. Si cambia se qualcuno vuole, no, non deve cambiare niente. È un aspetto che nel suo libro cercavo, e c'è e non c'è, è la scelta specifica naturalmente del suo libro, tutta la dimensione dello scontro, del conflitto, di quelli che non sono d'accordo, di quelli che si oppongono, diciamo, delle forze che dicono no. Dove la mettiamo nella sua prospettiva? Questa dimensione? C'è e come, c'è e come. La mia è una prospettiva che viene dall'ispirazione messianica, quindi cristiana. Il Cristo ha creato conflitti, si presenta con il principio di contraddizione. Lui è non violento, ma produce violenza. Perché quando tu porti comunque un'interpretazione che ha una sua forza, inevitabilmente crei degli schieramenti. E io credo che noi stiamo andando verso una fase di gravissimi conflitti. E, è vero che noi siamo in una situazione in cui, come direbbe Girard, il mondo da un certo punto di vista è il migliore dei mondi nei quali l'uomo ha mai vissuto, però Girard dice anche che al contempo è il peggiore, è contemporaneamente il migliore per certi aspetti e il peggiore per altri aspetti, e questa è la paradossalità apocalittica di questo tempo, cioè i tempi apocalittici, cioè rivelativi, in cui cioè le cose vengono in luce, per esempio viene in luce che il modo in cui stiamo vivendo è impossibile, e questo crea conflitti e paradossi. Quindi io sono molto d'accordo con la funzione chiarificatrice della ragione, che deve spiegare tutto questo, deve spiegare perché siamo in un mondo, per esempio, che al contempo è il peggiore e il migliore. Quali categorie abbiamo per spiegare questo? Beh, qualcuno direbbe che non è detto che sia il peggiore, ci sono sicuramente mondi, no, basta guardarsi intorno. Beh, siamo in un mondo che per la prima volta può concretamente autodistruggersi, e non perché vengano gli arcangeli a fare fine del mondo, ma noi da almeno 50 anni, io mi ricordo negli anni 60 quando avevo 7-8 anni, quando ci fu la crisi della Baia dei Porci, e mio padre, me lo ricordo questo flash, seduto sulla poltrona che leggeva il giornale dicendo sta per scoppiare la terza guerra mondiale, finisce il mondo. Cioè la fine del mondo è una funzione quotidiana della vita delle nostre generazioni. E questa è una cosa abbastanza inquietante, che io, che frequento anche le generazioni più giovani, sento che loro le hanno come interiorizzate, ce l'hanno dentro anche se non se lo esplicano. Sono generazioni terminali e io credo inaugurali. Ma come è ovvio, tra ciò che finisce e ciò che si inaugura, come ci ha spiegato già Hegel nella fenomenologia, si apre il conflitto, quindi grandi conflitti. Il problema è che a mio parere oggi manca ancora una cultura, cioè un pensiero che spieghi come affrontare questo conflitto e spieghi anche quali sono, diciamo, i fronti. Qual è il fronte? Dov'è che si combatte? Qual è la guerra che si sta combattendo? Beh, soprattutto vediamo al punto, però volevo tornare a un'altra figura di un filosofo, un modo di fare filosofia antico, Bonazzi, su cui forse lei può dirci qualche cosa, perché naturalmente la sensazione che il mondo stesse per finire, beh, è abbastanza ricorrente nella storia del pensiero. Pensiamo a quel libro straordinario di quel grande filosofo antropologo italiano De Martino, le Apocalissi culturali, cioè un po', forse tutti i giorni finisce il mondo in un certo senso, finisce il mondo perché finisce quell'insieme di consolidate certezze e qualcosa dell'uomo ricomincia. Però pensavo alla figura dei cinici, Bonazzi, come affrontava il cinico, il filosofo cinico, la tentazione, direbbe De Martino, della fine del mondo? Sì, loro sono una figura interessante, effettivamente anche loro hanno una loro attualità. Il cinico, diciamo, è quello, è il filosofo, il pensatore del rifiuto radicale della società, quindi in qualche modo di una negazione totale di quello che si sta facendo, di un tentativo di una palingenesi totale, ritornando alla natura. Personalmente è una sfida interessante, ancora una volta, non tanto, diciamo, non necessariamente come modello da seguire, ma ancora una volta come proposta da prendere in considerazione per poi analizzare il tuo mondo, perché questo è che serve la filosofia, come dire, offrirti dei modelli possibili che ti facciano capire meglio quale sia la tua posizione, quale sia il tuo ruolo e la tua vita. Quelle dei cinici, appunto, è quella di una
di un tentativo di rinunciare alla, di, come dire, di un rifiuto della società per tornare alla natura. Personalmente appunto, sono simpatici, personalmente li trovo particolarmente vincenti dal punto di vista teorico, perché poi il ritorno alla natura mi sembra un'ambizione ingenua. Ingenua, però appunto ridefinendo che cosa può voler dire natura, e poi è sempre stato un po' sorprendente che un modo di fare filosofia è diventato quasi un insulto. Come mai è successo questo? Buon, anzi, in fondo dire di qualcuno, no, i cinici, che il cinismo è diventato un modo. Sì, fa, è vero, questo è interessante, perché effettivamente questo è lontano il cinico, in fondo il cinico antico, il Diogene, così, che girava con la lanterna cercando l'uomo, non erano assolutamente cinici, anzi avevano una certa fiducia poi di poter in qualche modo risollevare le sorti dell'umanità, semplicemente cercavano di risollevarle con una grande provocando, cercando di far capire in qualche modo tutti i cliché, le convenzioni, le abitudini che stavano strangolando la ricerca di una vita autentica. Quindi è un altro dei paradossi, diciamo che prima ho detto che sono ingenui, però sono stati anche coraggiosi nel tentativo appunto di provare a provocare per risvegliare le coscienze delle persone e fargli vedere quanti pregiudizi stavano strangolando la loro esistenza. Diciamo che non sono riusciti nel loro intento, e appunto questo ha significato la trasformazione del termine, cioè cinico appunto diventa uno che non ha più fiducia, che non crede più in niente, che è un atteggiamento disincantato rispetto alla realtà, ma non è quello che facevano loro. No, non è quello che facevano loro. Diciamo che parole cambiano sempre il significato e raccontano delle storie. Interessante, è uno che propone una vita naturale, uno che propone una vita, diciamo, anche di provocazione rispetto a... C'è anche una certa attualità in questo proposito di ritorno alla natura, non tanto nel, cioè, diciamo, dicevo che erano ingenui, perché quest'idea che la natura sia benigna è assolutamente... No, andiamola a dirlo a quelli neutra. Che si ammalano di tumore, infatti, che esatto, la natura è benigna. Infatti, la natura è neutra, non è né buona né cattiva, segue le sue regole, segue le sue leggi, che noi dobbiamo imparare a conoscere, a rispettare. Diciamo che noi non possiamo tutto, ma che appunto siamo in un confronto costante con il mondo che ci circonda, quindi con la natura, e che il nostro tentativo di dominare tutto poi produce rischi potenzialmente distruttivi, che erano quelli di cui si stava parlando prima. Ecco, in questo senso i cinici sono benvenuti. Guzzi, vediamo ancora una volta il titolo del suo libro, Alla ricerca del continente della gioia. Allora, anche proprio l'esempio dei cinici ci può servire per ragionare su questo cambiamento che lei propone nel suo libro. È un cambiamento domani o un cambiamento stasera, oggi, ora, in questo momento? È dopo o in questo momento? È ora. Il cinico direbbe ora. Assolutamente. Io da 20 anni ho fondato un movimento di gruppi di trasformazione, quindi io in realtà mi occupo di questo tutti i giorni e tutto l'anno. Quindi accompagnare le persone lungo un processo di liberazione interiore che è di tipo psicologico, spirituale, culturale, mentale, emotivo. Perché io credo, vengo da una tradizione filosofica che è quella che da Nietzsche arriva ad Heidegger, che il pensiero contemporaneo oggi non possa che essere un'incarnazione, una sperimentazione, direbbe Nietzsche, con la verità che si incarna. Nietzsche diceva che amava le scuole epicuree, le scuole presocratiche, perché se loro volevano raccontarti il loro pensiero ti facevano vedere la loro scuola, i loro allievi, la loro famiglia. E che io credo molto in questo, e lo credo anche poi sulla scia della sapienza incarnata di tipo cristiano. Quindi questo lavoro va fatto ora con pratiche di meditazione, di autoconoscimento, e va fatto tutti i giorni, perché è proprio questo il lavoro che illimpidisce anche il pensiero, perché noi sappiamo dopo. Quindi se ho capito, un'ora che però allude a un dopo, un domani, un cambiamento. E anche qui siamo nell'orizzonte tipicamente messianico, dove l'adesso è proprio adesso, ora, dice San Paolo, è l'ora favorevole, questo è il giorno della salvezza. Quindi c'è un adesso che è proprio adesso, ma c'è anche, come dire, una temporalità evolutiva in cui quest'adesso si espande nel tempo e lo consuma. Noi viviamo una consumazione dei tempi. Quindi la visione cristiana e occidentale che noi stiamo rimuovendo, ripeto, da 30-40 anni, perché non siamo ancora capaci di rincarnarla in modo potente. Abbiamo paura di questo, e abbiamo anche ragione ad avere paura, perché abbiamo fatto molti disastri. Però è illusorio
rimuovere per paura ciò che ci è più proprio. È illusorio, come anche la psicoanalisi, no? Ci insegna. Senta, allora ora è il momento anche invece di introdurre un'altra voce, una voce tutta musicale. Sentirà che voce, vediamo come accoglieranno i nostri due ospiti la voce di Charles Trenet e Michel Aimer. È un 1936, Ilia de la Joie. C'è gioia, ciao rondini, c'è gioia ovunque, nelle strade, nel cielo, sopra i tetti. Charles Trenet, qui è importante veramente ribadire anche l'anno, 1936, Francia, il Fronte Popolare vince le elezioni. Beh, cosa vuol dire in questo caso gioia, anche se è una gioia sognata, come dice, no? In questa poesia, in questo brano Trenet? Vuol dire, ad esempio, che non si può lavorare più di 40 ore a settimana, per la prima volta ci sono 15 giorni di ferie pagate, tutti accordi, tutte leggi di quegli anni della Francia. Ci fu un aumento degli stipendi, un significativo aumento degli stipendi, cioè condizioni materiali di vita, e poi almeno a livello onirico producono della gioia. Bonazzi, poi in fondo sono anche misure di questo tipo che ci rendono la vita accettabile, e forse qui ancora c'è, cioè, un po' da ragionare su questo contrasto fra questo orizzonte, diciamo, che è un'ora messianico e un'ora che dice sì, va bene, però intanto finalmente posso andare in ferie, posso pagarmi le ferie, posso lavorare un po' di meno. Un'ora pieno anche molto materiale e un'ora messianico. Lei da quale parte sta, Bonazzi? Ma è difficile scegliere, però effettivamente riconosco le ragioni anche dell'ora materiale, dell'ora del presente qui ed ora, nel senso che è vero che molto spesso noi siamo come tirannizzati o schiavizzati dal problema del futuro, cioè dal fatto che tutto quello che facciamo deve sempre essere una prospettiva, e non si rischia di perdere poi la capacità di godere del momento presente, delle sue e della sua ricchezza. Questo, la canzone lo diceva molto bene, ricordava, ad esempio, se vogliamo fare dei riferimenti all'antichità, Epicuro, no? Cioè, come dire, continuiamo a preoccuparci, ma poi le preoccupazioni a che cosa, cioè realmente di che cosa ci stiamo preoccupando? Ogni tanto bisognerebbe avere anche la capacità di fermarsi, di provare ad avere il coraggio di ammettere a se stessi che forse tutto sommato le cose non vanno così male, quindi imparare ad accettare, a godersi il presente. Tra l'altro, appunto, anche in una prospettiva più ampia, questo periodo storico, che è un periodo di grandi trasformazioni, è anche un problema, un periodo di grandi possibilità, e cambia tutto su come ci si pone di fronte a questo, perché se la reazione è solo quella della paura, del rifiuto, della nostalgia del passato, è chiaro che si perdono delle occasioni importanti, mentre adesso invece, ad esempio, le rivoluzioni tecnologiche, medicina, scientifiche ci stanno mettendo in condizione di provare a pensare, come dire, a darci nuove possibilità su quello che potremmo e vorremmo essere, e bisogna avere, come dire, uno spirito più aperto per poter accettare queste sfide. Quindi se uno, chiunque lavori con, diciamo, con le nuove generazioni, chiunque abbia contatto con i giovani, si rende conto che c'è una sproporzione spaventosa, cioè, fra il modo in cui viene raccontato il nostro presente e quello che invece può succedere, già ora è attivo. E fra l'altro basterebbe, no, semplicemente, non so se è d'accordo anche lei, Guzzi, invece di stare a sentire, certo, una persona anziana preoccupata che ha l'orizzonte della pensione, e se lui è il tuo unico interlocutore, parla con uno che ha 20 anni, e forse il problema principale è un altro. Ma veniamo all'elemento proprio più bello e anche più problematico e più interessante del suo libro: la gioia, il continente della gioia. Lei dice, è un'immagine bellissima questa della gioia, Guzzi. Ma qui tornerei a questa antitesi che io non vedo tra l'adesso messianico e l'adesso del delle 40 ore. È proprio la stessa cosa per me, o almeno io la vivo così. Io insegno a stare nel presente, le pratiche meditative ci aiutano proprio a essere adesso qui con il 100% del nostro psichismo emotivo, cosa che noi normalmente non sappiamo fare e non vogliamo fare. Quindi l'adesso, il godere, la leggerezza sono fondamentali, e sono il luogo in cui la speranza messianica vera, non quella appunto deformata che pure abbiamo visto, può fiorire. Quindi, d'altra parte, se noi abbiamo migliorato le condizioni del lavoro nel 1936 in Francia, è perché c'era una fortissima speranza messianica secolarizzata, perché altrimenti saremmo come ora, dove la speranza messianica invece è debole, in cui si ha una precarizzazione del lavoro, una perdita dei diritti del lavoro, proprio perché non c'è più nessuna speranza di guadagnare una condizione migliore
proprio adesso e proprio nelle ore di lavoro e nelle cose più concrete. E d'altra parte i ventenni che conosco io hanno un abisso di angoscia sotto la pellicola della tecnoconnessione abissale, quindi non è la mia esperienza che i ventenni siano allegri nella loro vita, diciamo, di internet. C'è una gravissima crisi di identità e di significato, uno smarrimento profondissimo che non trova ancora nella cultura dominante nessuna sponda. Ecco, no, il punto è, in fondo, la prospettiva che lei disegna in questo libro dovrebbe mettere tutti d'accordo. Chi è, secondo lei, invece, che si oppone, si mette di traverso e dice no, va bene così? Dunque, c'è, secondo me, un'oligarchia variegata che oggi domina questo mondo, un'oligarchia composita che, per esempio, Gallino ha descritto molto bene, ma non solo lui, anche Dardot, per esempio, in Francia, che è composta da fortissimi interessi finanziari, economico-finanziari, che ormai controllano ampiamente il sistema politico, come dice Habermas, il quale a sua volta controlla ampiamente il sistema mass-mediatico, questo qui, e quindi è una sorta di matrix molto forte, che non ha nessuna intenzione che si riprenda il discorso di rivoluzione. Ci vuole convincere che Tina, there is no alternative, come disse la Thatcher, ci vuole convincere che questo mondo è il migliore dei mondi possibile, comunque non ci sono alternative. Questi non sono persone da odiare, è un sistema purtroppo di poteri molto forte, sempre più totalitario tendenzialmente, contro il quale noi dobbiamo impostare una rivoluzione culturale e poi democratica. Però queste parole d'ordine le abbiamo sentite tante volte, appunto, in quel secolo che ci siamo lasciati così, diciamo, faticosamente alle spalle. Quando uno pensa poi alla rivoluzione culturale, pensa alla Cina, e non è stato un bel pensiero quello. Ma lei ha perfettamente ragione, se lei legge un po' i miei libri, io non nascondo il lato d'ombra di tutto questo, ma io ritengo che noi siamo in una fase della storia del pianeta in cui dobbiamo fare i conti con l'ombra della modernità e del cristianesimo per integrarla, come ci ha spiegato la psicologia del profondo. Credere di rimuoverla o dire soltanto che sono errori e orrori del XX secolo, non elaborare il fascismo, non elaborare il comunismo, vuol dire semplicemente prepararci a riviverli. Noi dobbiamo invece estrarre dall'ombra le loro ragioni, perché avevano delle ragioni, non è che sono pazzie dei nostri padri e dei nostri nonni. Dobbiamo estrarre quelle ragioni, purificarle e proseguire. Bonazzi, come viveva un greco? Lei ci parla oggi, ma in realtà è immobilizzato in un'Atene di 2500 anni fa. Il problema del senso, della direzione in cui lavorare, perché in effetti comunque la si voglia vedere la sensazione che, vediamo un po' la crisi della politica, sostanzialmente una crisi di prospettiva. È chiaro che se perdi ogni idea di un cambiamento di qualche tipo, poi l'unico problema diventa sotto, no, meglio che mi salvo io e poi dopo di me il diluvio. Come si fa a introdurre un elemento di, diciamo, in qualche modo di trascendenza, di orizzonte, di al di là, in una vita che tuttavia è questa vita qui, no? Giustamente dicevamo poco fa, poi io lavoro in questo mondo qui, e se posso lavorare qualche ora di meno è meglio, perché così posso anche condurre un'esistenza migliore. Però certo, se uno a insistere soltanto sull'ora, e poi la vita, questo è vero, si impoverisce. Sì, questo è l'altro, diciamo, il rovescio della medaglia. Diciamo, la prospettiva antica, dove potrebbe risultare utile e interessante per noi, è sul fatto che in qualche modo controbilancia la grandissima enfasi o preminenza che è stata concessa all'idea dell'individuo, alla centralità dell'individuo, che è un fatto fondamentale che dobbiamo difendere, no? La libertà individuale di essere quello che si vuole. D'altro canto, questo rischia di produrre una società atomizzata, che è un po' una situazione in cui stiamo andando incontro, in cui ognuno è in qualche modo ormai fa misura e misura di se stesso, decide per sé, non si riconosce più parte di una comunità più vasta. Gli antichi avevano invece ben chiaro che non esisti mai da solo, che l'uomo è un animale politico, perché non perché va a votare, ma perché non può vivere da solo, ha sempre bisogno degli altri. Ha bisogno degli altri veramente necessariamente, nel senso che senza gli altri non può neanche sopravvivere, ma ha bisogno degli altri anche perché la vita di una persona si completa, non è soltanto una questione di avere, di che mangiare, di che bere, di che occuparsi. E quindi in qualche modo il problema è di rendersi, cercare di, come dire, di rifavorire la possibilità di rifar rinascere, diciamo, uno spirito di comunità, che in questo momento è quello che manca. Loro hanno questa immagine, questa metafora che è onnipresente nella letteratura greca, filosofica e non solo, che è quella della barca, no?
siamo sempre sulla stessa barca. Il problema è di portare quella barca da qualche parte. Magari non c'è più neanche un porto a cui portarla. Buonanzi, certo, l'immagine della barca è crudele in questo tempo. Tra l'altro, in questo momento ci sono tante barche che non sanno dove andare. Letteralmente in queste ore c'è una barca con tanti disgraziati a bordo e non sa dove andare, perché nessuno la vuole raccogliere quella barca. È sì, proprio il punto. Questa è la misura del, diciamo, di sì, è qualcosa che veramente induce a cupi pensieri, anche perché appunto è un modo di fuggire, diciamo, dalle sfide della complessità che comunque abbiamo e che non possiamo rifiutare. Perché qui è interessante la riflessione di Socrate: lui non pretende di poter risolvere i problemi in quanto filosofo, lui non ha la soluzione perché sa che le cose sono complicate e lui sa di non sapere, eccetera, però sa anche che ci sono delle cose, quindi non sa che cosa è giusto e non sa che cosa è bene, però sa che ci sono delle cose che sono sbagliate. I singoli episodi, i singoli momenti, questo penso sia un bel esempio. Io non pretendo di risolvere questo problema. No, ci mancherebbe. Perché molto spesso invece sento sempre discussioni in cui tutti hanno le idee chiare, bisogna fare così o cosà, o A o B. Non si fa né A né B, ovviamente è un problema complessissimo. Però ci sono delle cose, però questo è sbagliato. Questo è sbagliato. Dire, comunque, questo è sbagliato. Come si diceva una volta, no? Senza saper né leggere né scrivere, quella barca con dei disgraziati è qualcosa. È proprio sbagliato. Quella barca, è un'immagine bellissima che ci ha consegnato Bonazzi Guzzi. Quella barca, siamo tutti su quella, ecco, mettiamola così, in realtà siamo tutti su quella barca, non soltanto quei 52 che oggi, no, poi oggi saranno partiti tanti altri. L'idea è pensare che quei 52 che sono su quella nave, che non si sa dove attraccherà, in realtà noi siamo su quella barca. Direi che questo ci manifesta nel modo più evidente che cosa diventa un'Europa che non crede più in ciò in cui crede. Un'Europa che ha perduto la propria identità, la propria speranza messianica, la propria dignità messianica, il proprio compito di civilizzazione, che non è la colonizzazione, c'è l'ombra, però che noi abbiamo, poi se non ce ne assumiamo il compito con responsabilità, finiamo per tradurre la nostra civilizzazione nell'imperialismo economico delle multinazionali che continuiamo a controllare. Quindi facciamo i buonini, cioè facciamo, no, siamo tutti uguali contro l'eurocentrismo, però poi di fatto dominiamo il mondo nel modo più schiavistico possibile e con queste contraddizioni. Allora, questo scempio del Mediterraneo, dove sono morte 20.000 persone, è lo scempio di un'Europa, di un'Unione Europea fondata su criteri mercantilistici, materialistici, che se ne strafregano delle persone e vogliono salvare le banche, non le barche. Eh sì, però tutte le... insistono, siamo quasi alla fine della puntata, e però forse semplicemente l'abbiamo aperte da altri dialoghi di altre puntate. E queste sono le parole d'ordine di quelli che invece vogliono bloccare quelle, esattamente questo, no? Con chi ce l'hanno quelli che dicono quella barca non deve attraccare? Ce l'hanno con le banche. Con chi ce l'hanno quelli che dicono se li aiutiamo a casa loro? E poi come li aiuti? Sapete, no? L'Africa fra qualche anno sarà il continente più popolato del pianeta. Voglio vedere come li fermeremo. E naturalmente questo non vuol dire che debbano venire qui, però il problema è enorme. E però loro ce l'hanno con l'Europa delle banche, esatto, con l'Europa finanziaria. E allora... come facciamo a stare insieme la critica, e lei invece quella critica la vuole orientare in tutt'altra direzione del modo in cui invece sta? Ecco il pensiero, ecco il pensiero vero, il pensiero vivo, quello che non si mette sui due schieramenti banali, quello che dice che i populismi e i nazionalismi sono un effetto secondario di una malattia molto più grave, che è stata questa globalizzazione gestita in questo modo. Sono una reazione, quindi se tu vuoi combattere questa reazione devi combattere la sua causa. Quindi io credo che i sovranisti abbiano le loro ragioni, i globalisti abbiano le loro ragioni. Bisogna creare una sintesi poetico-politica nuova, perché altrimenti finiremo nel conflitto, ma in un conflitto sterile e profondamente distruttivo, che come sempre andrà contro i poveracci. Ma quello, diciamo, è la certezza. Alla fine va sempre, no, il finale lì, è noto. Ma lì. Bonazzi, siamo alla fine, però l'ultima battuta gliela volevo fare proprio rispetto al fatto che lei ora insegna all'Università di Utrecht, nella tollerante Olanda. Da lì, quando uno pensa al Mediterraneo, che cosa pensa? È qualcosa che riguarda un altro mondo, un altro continente? Oppure c'è l'idea che su quella barca ci siamo tutti, anche i tolleranti olandesi? Ma sì, è difficile rispondere. Diciamo che, guarda che non sono più neanche tanto tolleranti, perché anche qua si verificano le stesse tensioni che si registrano in Italia.
diciamo che quindi si registra lo stesso atteggiamento ambivalente, quindi da un lato la tutela del proprio interesse, quindi diciamo una crescente sfiducia nei confronti della parte meridionale del continente di accettare le sfide, dall'altro anche una profonda ammirazione, invidia per la bellezza, anche il modo di vivere, la capacità e la originalità di pensiero che si registra, che c'è in Italia o nel sud o nel Mediterraneo. Quindi siamo tutti, diciamo, ormai quello che c'era anche prima, l'Europa in questo momento oscilla tra tante posizioni. È in questa oscillazione, infatti, era questo il punto. Se uno riesce a puntare l'obiettivo, quello che noto che mi piace. Ora siamo alla fine, l'ultima battuta. Mi piace semplicemente che qua sembrano avere più voglia di accettare le sfide rispetto a noi, e questo tutto comincia da lì. Guzzi, sì. Proprio mi dica sì o no, lei è ottimista per domani? Per stasera, scusi. No, l'ottimismo non mi compete. Io sono pieno di speranza. La speranza non è ottimismo. La speranza si fonda su una promessa cui si crede. Grazie ai nostri due ospiti, capito? Una puntata ricchissima oggi a Uomini e Profeti, puntata di sabato 15 giugno 2019. Ricordate, domani mattina, domenica 16 giugno, sempre alle 9.30, seconda ed ultima puntata del ciclo con Elettra Stimilli, dedicata a Jacob Taubes. Sono le 10:14:59 secondi. Un saluto da Paola Tagliolini, Lorenzo Chiera, dalla redazione di Benedetta Caldarulo, Elisabetta Parisi, Cristina Munzi, la consulente musicale, Marco Cristilli alla console, Benedetta Caldarulo alla regia, la mia voce è quella di Felice Cimatti. A sabato prossimo.